appelli dei candidati premier tra piazza e TV, Veltroni in studio al TG5, Berlusconi con noi per rilanciare l'Italia. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, non andrà all'inaugurazione delle Olimpiadi a Pechino. La fiaccola arriva in una Buenos Aires blindata. L'abbandono di Malpensa si rivela un boomerang per l'Italia. A guadagnarci sono le compagnie straniere, non Fiumicino. Il destino della compagnia si deciderà dopo il voto. E oggi è stata un'altra giornata importante per il futuro di Alitalia. Il governo ha incontrato i sindacati. Al termine dell'incontro il sottosegretario Letta ha parlato di intesa con Air France a portata di firma, quindi a suo giudizio imminente, anche se però bisogna ricordare che un altro incontro importante, quello tra azienda e sindacati, è rinviato comunque a dopo le elezioni. E noi siamo andati invece a vedere com'è la situazione a Malpensa, a proposito di Alitalia, dopo la ritirata della nostra compagnia di bandiera che ha lasciato liberi molti voli. L'impressione è che a guadagnarci siano state soprattutto compagnie e aeroporti stranieri. Ce ne parla Caterina Ruggeri. A poco più di una settimana dalla dismissione di Malpensa è già tempo di bilanci. L'abbandono del grande aeroporto milanese doveva essere una delle mosse per la salvezza di Alitalia. Ma è davvero così? Al momento sembra proprio di no. Quelli che per lavoro abitualmente partono dal nord Italia verso l'estero stanno abbandonando Alitalia e non si spostano su Fiumicino, scegliendo altri scali europei e altri vettori. Risultato? Aerei Alitalia che decollano mezzi vuoti. Ecco le cifre. Se prima del 31 marzo volavano all'Italia da Malpensa mediamente 38.000 passeggeri al giorno, oggi se ne imbarcano a fatica 5.000, cioè 8 volte meno. Un dato che contrasta con il numero di voli, che sono invece poco meno che dimezzati, passando da 390 a 203. Ma dove sono andati questi 33.000 viaggiatori quotidiani in fuga da Malpensa? Chi per lavoro deve fare viaggi all'estero sceglie di volare Air France KLM, Lufthansa, ma anche con la risorta Swiss. Scelte effettuate in base a due criteri, costo e tempo, ma anche per il timore di scioperi improvvisi e le condizioni di Alitalia che può non garantire il servizio. Dal 31 marzo a oggi in questa compagnia dove si organizzano viaggi d'affari sono stati venduti 18.000 voli. Di quelli che dovevano partire da Malpensa solo il 20% è stato spostato su Fiumicino. Per l'80% questi passeggeri che hanno dovuto cambiare le loro abitudini a causa della cancellazione dei voli di Alitalia hanno scelto di andare per altri hub e non per Fiumicino, quindi Parigi, Monaco, Francoforte, Londra. Non a caso i voli all'Italia più penalizzati sono quelli verso il nord Europa, ma anche verso il Medio Oriente e il Brasile, e un calo del 10% anche per gli spostamenti su Roma, notoriamente la tratta più redditizia.